poiché deve dialogare col Tesoro, deve presentarli agli americani, deve continuamente adattare questi schemi sperando che siano politicamente più accettabili. Quindi noi abbiamo questi 8 schemi come abbiamo gli 8 schemi del, o anche di più, non so quanti sono i draft della stesura del piano del Bancor, no? Cioè c'è tutta questa attività di Keynes politico, che è un'altra parte interessante. Io ho scritto un articolo che si chiama Keynes on Persuasion, in cui ho fatto vedere come Keynes riteneva che la persuasione fosse l'arma, no? L'arma importante nella politica, e come lui fosse politicamente abbastanza ingenuo, no? Era uno che riteneva che bisognava molto puntare sugli argomenti, e però nello stesso tempo era anche una persona di grande fascino, di grande abilità. Io sono sicura che molti di voi avranno letto i resoconti di Harrod, i resoconti di tanti, no? Che hanno assistito alle negoziazioni di Keynes durante Bretton Woods. Parentesi, proprio ieri ho ricevuto l'invito a partecipare a una conferenza che si terrà ad aprile a Bretton Woods, nello stesso albergo, organizzata da Soros, che è la seconda conferenza che si terrà, e in questa occasione si discuterà di nuovo gli schemi invece di coordinamento delle politiche internazionali, e anche questa volta Soros. La prima l'ha voluto fare al King's College di Cambridge, la seconda ha preso in affitto l'albergo di Bretton Woods e si terrà lì, quindi a dare ancora una volta segnale quanto Soros, in questo suo progetto del New Institute of Economic Thinking, pensi a Keynes come un punto di riferimento. Quindi questi schemi sono schemi interessanti perché fanno vedere da un lato come Keynes cerca di negoziare insieme al Tesoro, insieme agli organismi internazionali, no, di fare delle concessioni, no? Concessioni, aggiustando questo, aggiustando quello. E in realtà anche questo suo commodity control scheme, che è il suo progetto di buffer stock, avrà un fatto non diverso da quello del Fondo Monetario, cioè il suo schema verrà alla fine molto stravolto e comunque non verrà assolutamente implementato. Allora, che cos'è questo commodity control? È un organismo internazionale che deve prendere il controllo del funzionamento di molti mercati delle materie prime. Come fa? Cioè, per ciascun tipo di mercato, evidentemente, no? Per ciascun tipo di mercato. Vediamo se ha la sofa o il wheat e così. Allora, l'idea è di fare una specie di intervallo di variazione ammesso, no? Quindi è uno schema di intervento. La cosa più semplice è un peg exchange rate, no? La cosa più semplice da immaginare, no? È un corridoio di prezzo in cui scatta l'intervento o sopra o sotto per mantenere il prezzo di quella merce dentro questo intervallo. E quindi il commodity control, che sarebbe l'organismo di buffer stock che sovrintende a questo particolare mercato, vende o compra il prezzo per mantenerlo dentro questo intervallo, no? Tutte le volte che questo intervallo sale venderà, e tutte le volte che comprerà. Da dove arriva il finanziamento di questa attività? Keynes fa tutto un discorso molto dettagliato per dire che i profitti devono derivare o dalla differenza di prezzo di vendita, cioè il buffer stock deve fare profitti, no? Deve cercare di fare profitti in questa attività. E notate come questo si lega quindi al piano di riorganizzazione del sistema monetario internazionale. Gli overdraft devono essere dati o dall'International Clearing Union o da arrangement tra le central banks. Quindi vedete che il piano di stabilizzazione delle materie prime o commodity control è molto legato a questi organismi di finanza internazionale in maniera molto molto stretta. A riprova, e questa è la tesi che noi vogliamo sostenere, che Keynes riteneva la regolazione del mercato delle materie prime altrettanto importante della regolazione della moneta e dei pagamenti internazionali, cioè non qualcosa di secondario, ma qualcosa che doveva essere a tal punto collegato che la Clearing Union, cioè il Fondo Monetario, poi alla fine, no?
doveva essere l'organismo che doveva finanziare questo tipo di attività. Quindi qual era, ecco, la cosa importante è che naturalmente Keynes, questa è una discussione che assomiglia molto alla discussione sul tasso di cambio, no? Perché l'idea è di eliminare quelli che vengono considerate fluttuazioni anormali, e di evidentemente non impedire che le fluttuazioni che riflettano differenze, diciamo fundamental differences, no? Tra domanda e offerta, quelle dovevano rimanere, quindi non è l'idea di fissare, questo è un punto importante, non è l'idea di come del cambio fisso o di un prezzo fisso, è l'idea di contenere queste fluttuazioni, soprattutto laddove queste fluttuazioni si allontanavano, si allontanavano da un livello ritenuto, diciamo, un valore medio che rifletteva le condizioni di produzione o le condizioni di domanda normale. Quindi non è l'idea di un prezzo fisso, non è, è l'idea di smooth, cioè di ridurre le fluttuazioni. E Keynes, questo è un punto che ci terrei a sottolineare, questo è un complemento per Keynes del deficit spending. Ancora una volta, noi su Keynes continuiamo a pensare che l'unica preoccupazione di Keynes era solo, no, la spesa pubblica e il deficit spending. Keynes era interessato a fornire strumenti di integrazione del funzionamento del mercato tutte le volte, in tutti i casi in cui il mercato non funzionava in maniera soddisfacente rispetto a un obiettivo ritenuto rilevante. Ora, Keynes ritiene che l'instabilità delle materie prime sia un elemento rilevantissimo nel ciclo economico, sia per il paese produttore sia per i paesi consumatori. No? Quindi l'idea è che bisogna intervenire su questi mercati, perché queste fluttuazioni hanno effetti enormi sul reddito, sull'occupazione, no? Quindi non è, diciamo, è una convinzione che è analoga alla preoccupazione di Keynes sull'investimento pubblico tutte le volte che la domanda privata non è sufficiente, oppure l'intervento coordinato delle politiche delle banche centrali tutte le volte che i paesi debitori sono costretti a fare l'aggiustamento rispetto ai paesi creditori. Cioè è lo stesso tema modulato in diverse forme, no? Quindi il commodity control, cioè il buffer stock e la clearing union, erano pensate come soluzioni complementari, no? Allo stesso problema, cioè all'instabilità dei mercati. Cioè Keynes era proprio quell'instabilità che la speculazione amplificava invece che ridurre. Ora, Keynes fa queste proposte, naturalmente non passano, passano molto poco, insomma, come voi sapete di buffer stock ci sono stati. Notate che il buffer stock non è un cartello, non è un controllo, non è una quota alle esportazioni, questi noi li abbiamo visti, no? Cioè, voglio dire, forse la cosa che si avvicina un po' di più a un buffer stock per certi versi, solo che solo negli interessi di una parte, è l'OPEC, cioè il cartello del petrolio, no? Che ha funzionato come stabilizzazione o no del materiale. Però noi, diciamo, esempi di buffer stock sono stati molto limitati nella storia. Keynes comunque muore nel 1946, riesce a malapena a vedere che cosa succede al Fondo Monetario Internazionale e di questa cosa non ha seguito, e viene invece ripresa dal suo allievo favorito. Io ho parlato, credo, già l'altra volta di Richard Kahn, l'allievo di Keynes, il suo erede testamentario, il suo esecutore letterario, il suo collaboratore sia come gestore delle finanze del collegio, collaboratore di Keynes anche durante